La via del Sasso che da Furbara Porta a Manziana versa in uno stato pericoloso. Lo denunciano gli abitanti della frazione Cerite che, allarmati dall'aggravarsi della situazione, sono preoccupati che possa ulteriormente peggiorare con le piogge. Crepe e rigonfiamenti sono un pericolo per gli automobilisti. Quest'ultimo periodo causa anche questo potentissimo fortunale che si è abbattuto su tutta la costa del Lazio, la strada è peggiorata. Una parte della carreggiata lato esterno è sprofondata di 10 centimetri circa, c'è uno scollamento proprio fra le due corsie. I residenti della zona, oltre un migliaio, sono molto preoccupati. Hanno il terrore di rimanere tagliati dai servizi del comune di Cerveteri a cui apparteniamo, perché lei si immagini il cedimento di una frana improvvisa di questa strada durante l'inverno con l'acqua che ghiaccia e quindi ne aumenterebbe poi le crepe, le fessurazioni. Diventerebbe un problema perché poi a scuola i bambini come ci vanno, la gente come va a lavorare, si bloccherebbe completamente una frazione di circa 1.000 abitanti, perché qui c'è Pian della Carlotta e il Sasso. La strada che è di competenza della provincia di Roma da qualche anno, area metropolitana, non è stata indicata come arteria sulla quale eseguire lavori di messa in sicurezza. Marcello De Vito, che è delegato alla viabilità, ha fatto un articolo molto importante dove ha comunicato i lavori che hanno messo in campo, però questa strada non viene menzionata e noi temiamo che sia sfuggita al controllo o quantomeno non messa in priorità 1.